Bentornati in questo nuovo video. Oggi vi presento due terrori del campo di battaglia giapponese, la Nodachi. Se vi siete persi il video sulla Odachi, che è praticamente la spada lunga, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ma oggi vedremo la più grande spada mai realizzata per il campo di battaglia, ovvero la Nodachi. Qua ne ho due modelli. Questo modello qua è circa 190 cm, mentre questo modello qua, che è un po' più curvo, circa 180 cm. Andiamo a vedere da vicino un po' di storia e vediamo come potevano essere usate queste due spade. Come già detto, se vi siete persi il video sulla Odachi, la spada gigante giapponese, vi lascio il link qua in descrizione. Oggi invece parliamo della Nodachi, che è una spada ancora più grande. Praticamente la Nodachi è la più grande spada realizzata che veniva usata sul campo di battaglia. Innanzitutto, come potete notare, è decisamente più lunga della Odachi. Questo modello che ho qua in mano è circa 180 cm, mentre invece l'altra che ho qua raggiunge i 190 cm, quindi sono decisamente più lunghe della Odachi. A causa appunto di questa dimensione qua, rispetto all'Odachi che poteva essere portata al fianco, come abbiamo visto nel video precedente, e usata come una spada normale, la Nodachi non era possibile portarla al fianco così infilata nella cintura, a causa appunto della sua dimensione, per la difficoltà naturalmente di poterla estrarre velocemente. Il design e la conformità di questa particolare spada veniva usata sul campo di battaglia in prima linea, proprio per aprire la strada alle truppe successive, e in particolar modo veniva usata contro i cavalieri a cavallo. Infatti, vista la lunghezza di questa lama, poteva essere usata per attaccare i cavalli da una distanza di sicurezza e far così cadere il cavallo e il cavaliere. Come già detto, la spada veniva usata unicamente sul campo di battaglia. Usare una spada del genere in un posto chiuso, in un corridoio o praticamente dove non c'era spazio, sarebbe stato praticamente impossibile, oltre naturalmente che rendere inutilizzabile la spada per come era stata costruita. Alcuni studiosi comunque ritengono che con un particolare addestramento anche questa spada potesse essere usata agilmente, arrivando addirittura a paragonare la maneggevolezza di una katana normale con appunto la maneggevolezza di una Nodachi. Infatti, secondo queste teorie storiche, una volta imbracciata, sfoderata una spada del genere, c'era la possibilità di potersi difendere da molteplici aggressori, e si dice che la forza della sua lama fosse in grado di tagliare un cavallo intero a metà con il suo cavaliere sopra. Secondo le testimonianze storiche, queste spade giganti sono comparse sul suolo giapponese intorno al 400. Erano spade temute e rispettate perché per la loro dimensione venivano associate al fatto che venivano impugnate dagli dèi.
Proprio per questo, solo ed esclusivamente i samurai più abili avevano il permesso di portare una Lodashi in battaglia. Questo naturalmente, come già detto, a causa del suo peso e della sua dimensione e all'estrema difficoltà di maneggio di questa spada. La spada veniva portata esclusivamente sul campo di battaglia, non essendo per niente pratica da usare in ambienti stretti. E in mani esperte era veramente in grado di fare gravi danni alla fanteria cavallo e cavaliere, rimanendo a una distanza di sicurezza. La spada era veramente pericolosa sul campo di battaglia. La storia della Lodashi arriva fino alla battaglia di Osaka del 1615. Dopo infatti questa battaglia, la spada Lodashi sparì dai campi di battaglia e divenne una spada cerimoniale o una spada da portare in dono. Ma perché sparì dal campo di battaglia questa spada? Semplicemente per un motivo molto valido. Dal 1615 in poi le battaglie in campo aperto diventarono praticamente inesistenti e quindi battaglie in ambienti più piccoli non rendevano pratico l'utilizzo di questa spada. Un altro validissimo motivo è che dal 1600 in poi cambiarono le leggi e fu fatta una legge per cui era illegale portare armi di queste dimensioni. Quindi anche questo naturalmente contribuì a far sparire questa spada dal campo di battaglia, relegandola, come detto, a oggetto, diciamo, da possedere e da regalare. Le dimensioni di questa spada superavano di più della metà quelle del suo possessore. Infatti, come vedete, la spada leggermente mi supera in altezza. E come già detto, le dimensioni e la lunghezza della spada facevano sì che non fosse per niente facile usare un oggetto di questo. L'uso di questa spada sul campo di battaglia prevedeva proprio di aprire le fila del nemico, facendo cadere, ferendo a morte i cavalli e facendo cadere così i loro cavalieri. Cadere dal cavallo con un'armatura in campo aperto mentre eravamo in corsa non era una cosa buona. Infatti i cavalieri successivamente, subito dopo, venivano poi raggiunti e colpiti da questa lama senza dargli la possibilità di rialzarsi. Ma negli scritti, diciamo, più fantasiosi e leggendari viene descritto che i cavalieri più abili riuscivano con un colpo ben assestato dal basso verso l'alto a tagliare il cavallo e a ferire a morte contemporaneamente anche il suo cavaliere. Tuttavia molte scuole facevano allenare i propri samurai con questa spada. Il motivo è molto semplice, perché dopo aver maneggiato una spada di tali dimensioni, tornare a maneggiare una spada di dimensioni normali c'era tutto un guadagno sia sul fronte tecnico, sulla maneggevolezza e la velocità con cui poi si riusciva a manovrare una spada dalle dimensioni normali. Veniva anche costruita da dei fabbri che erano più abili dei fabbri normali, perché tirare fuori dal semplice acciaio, da un pezzo unico, una spada di queste dimensioni comportava naturalmente di avere un'attrezzatura particolare, uno spazio di lavoro particolare, cosa che molti non potevano avere. E questa difficoltà nel forgiare questa spada è stato anch'esso uno dei motivi che ha contribuito piano piano a farla scomparire, perché naturalmente costruire una spada del genere comportava di avere un'abilità fuori dal comune e naturalmente una spada del genere aveva un costo fuori dal comune. Molti samurai in battaglia preferivano usare altre armi lunghe, tipo la naginata, proprio perché era molto più immediata da maneggiare, mentre invece una spada del genere comportava per forza di aver avuto un addestramento particolare per poterla maneggiare. Andiamo a vedere come poter estrarre 180 cm di spada. Non veniva, come ho detto, portata nel fianco perché era molto difficile da estrarre, ma la spada veniva portata direttamente in mano in questo modo. Adesso proveremo a estrarre la spada in modo tradizionale, ovvero infilandola qua a fianco, e poi proveremo a estrarre la spada direttamente avendola in mano. Come ho fatto vedere l'altra volta nel video della Lodashi, la Lodashi veniva portata a spalla in questo modo ed era molto facile estrarla.
mentre invece con l'audaci, come vedete, non è possibile farlo. A fianco la spada è praticamente impossibile da estrarre. Proviamo adesso avendo la spada in mano. La spada era quello di, e non è nemmeno facile, era quella di portarla così a fianco. Adesso vediamo alcune tecniche con la lama estratta. Abbiamo lavorato con l'anodacida da 180 cm, adesso proviamo a sfoderare l'anodacida da 190 cm. Come vedete c'è un po' di differenza. Come vedete riesco abbastanza bene a sfoderare anche questa bestia da 190 cm e che dire ragazzi, lavorare con una di queste spade è una soddisfazione incredibile, ci vuole tanto allenamento per riuscire a sfoderarlo, ma è un movimento che poi quando abbiamo imparato è un movimento che dà molta soddisfazione riuscire a sfoderare un gigante del genere. Ok, finisce qua il secondo video dedicato alle spade più lunghe del Giappone e si chiude qua appunto con la Nodachi, la spada più lunga mai realizzata. E come ho detto all'inizio vi lascio in descrizione il link per vedere anche il video della Odachi, che è sempre una spada lunga giapponese, e ci vediamo al prossimo video. Naturalmente ringrazio di nuovo tutti quelli che si sono iscritti al canale e a tutti i nuovi che state arrivando e visionate questi video. Se volete supportare questo progetto lo potete fare come? Iscrivendovi al canale e attivando la campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!